chiamo Alessandro, Don Alessandro Fiorina, sono fideidonum della diocesi di Bergamo in Bolivia. Vivo in Bolivia da 32 anni quasi e da 16 anni a Tarija, in un hogar, è una casa grande per accogliere persone con problemi di alcol, di droga, problemi mentali, problemi con la giustizia, molti senza famiglia, altri sono così, conciati male, allora abbiamo questa casa per aiutarli e in questa casa tutti si aiutano in realtà, no? Quindi non abbiamo personale, ricevono aiuto ma poi devono anche dare aiuto, no? E quindi questo è bello perché per loro è sentirsi comunque utili, responsabili, possono responsabilizzarsi, possono scoprire che servono ancora, che sono importanti, perché sono importanti. Fallimenti ce ne sono sempre, problemi sempre, è normale, però ci sono anche tanti bei risultati, tante persone che rinascono, tante persone che poi si fanno responsabili di aiutare gli altri, di aiutare quelli che verranno. Ecco, abbiamo tante attività, quindi l'idea è che con queste attività si possa sempre di più mantenere l'hogar, però è difficile, no? Perché da noi molti arrivano ammalati, conciati male, quindi c'è bisogno sempre di cure di più e non smettere di sognare un mondo migliore, un mondo più giusto, un mondo più buono per tutti, un mondo con più amore, un mondo come lo vorrebbe Dio e come ne abbiamo bisogno tutti, no? Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.